È un pareggio che sa di amaro questo, no? L'Arezzo ha giocato anche con una buona qualità per larghi tratti di partita, ha avuto tante occasioni, non l'ha buttata dentro, come assorbirlo uno 0-0 così? Beh, sicuramente noi siamo delusi perché abbiamo dato tanto in questa partita, abbiamo creato tantissime palle gol, oltre ad avere sempre noi il dominio del gioco per tutti i lunghi tratti della gara. Abbiamo quasi mai subito, diciamo, a parte qualche contropiede dove però non hanno creato grossi pericoli. Siamo rammaricati perché, diciamo, noi sappiamo il cammino che dobbiamo fare e questi punti magari possono sembrare persi, però siamo consapevoli che giocando così ne perderemo pochi di punti. Paradossalmente proprio oggi è arrivata la prima partita senza subire gol, però è arrivato anche un punto solo. Cosa vi è mancato in questa partita per sbloccarlo? Ah, sicuramente è mancato un pizzico di cinismo che serve in questi casi, nel senso che comunque al di là della bravura del portiere dobbiamo fare sempre un mea culpa quando magari non riusciamo a concretizzare le tante occasioni messe in piedi, nel senso che comunque un po' di lucidità in più in alcuni casi, un pochino di qualità in più, un pochino di cinismo in più ci avrebbe comunque portato alla vittoria. Questo avversario comunque mette in difficoltà diverse squadre, perché la difesa è molto ben organizzata. Ma sicuramente sono venuti qui preparando bene la partita, tutti dietro la linea della palla per comunque cercare di non perdere, diciamo così. E noi penso che abbiamo messo in grossa difficoltà, quindi anche la loro organizzazione difensiva, avendo creato, penso, non so, non sono riuscito a contare le palle gol, però difficilmente in una gara di calcio, al di là della categoria, comunque si creano tutte queste palle gol.